Salve a tutti, benvenuti a questo approfondimento video su Giove, Saturno e le loro lune, perché infatti anche Giove e Saturno, non solo noi, hanno non soltanto una luna, ma tante. Le prime le ha scoperte intorno a Giove Galileo Galilei, guardando con il telescopio poco più di 400 anni fa, intorno a Saturno, sempre in quel periodo, pochi anni dopo, Christian Huygens, sempre con il telescopio, ha scoperto Titano, e adesso ne conosciamo tantissime, sono tutte variegate e hanno delle caratteristiche molto molto particolari e oggi insieme a noi c'è la dottoressa Alice Lucchetti dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di Padova che nella sua ricerca studia proprio questi piccoli mondi intorno a Giove e Saturno. Grazie Alice per essere con noi. Grazie a voi. E quindi comincerei con una domanda un po', diciamo, per rompere il ghiaccio, quante sono queste lune che ci sono intorno a Giove e Saturno, rispettivamente? Allora, le lune intorno ai giganti gassosi sono comunque molteplici rispetto a quelle che ci sono nel sistema solare più interno, e in particolare Giove e Saturno sono i due pianeti che hanno un numero di lune più elevato. Infatti Giove ha circa 79 lune, mentre invece Saturno ne ha 83, e quindi ha praticamente superato Giove con il numero di lune, prendendosi il record di lune intorno al pianeta. Ovviamente però queste lune sono sia regolari che irregolari, quindi più o meno piccole. E soprattutto si può parlare di zodi lune perché sono davvero tutte molto variegate, diverse da loro da un punto di vista fisico, di superficie e così via. Quanto sono grandi più o meno, come la nostra Allora, qui luna? Di più, di anche meno? dipende, nel senso che abbiamo una variabilità anche nelle dimensioni molto ampia, perché ad esempio, come dicevo, ci sono questi satelliti regolari, sono come per Giove, sono Callisto, Ganimede, Europa e Io, che sono appunto i satelliti medicei che prima citavi, scoperti e osservati da Galileo, e questi hanno delle dimensioni che vanno dai 3.000 ai 5.000 km di diametro. Mentre invece quelle lune più piccole, quindi quelle più irregolari, che hanno anche delle orbite molto più caotiche e quindi non hanno queste orbite circolari, ma si trovano anche un po' più lontano da Giove stesso, in realtà queste possono essere anche molto più piccole, decine di chilometri, ma anche minori. E la stessa cosa vale anche per Saturno. Saturno ancora di più ha delle lune regolari, che anche queste possono variare da circa 500 km fino ad arrivare a 5.000 km anche in questo caso, e poi ci sono lune più piccole dell'ordine sempre del chilometro, della decina di chilometri. E in tutto questo zoo, qual è la tua preferita? Allora, diciamo che non ho detto prima che in realtà la cosa particolare è che tutte queste lune sono ghiacciate. Perché ovviamente ci troviamo nella parte esterna del sistema solare. Io sono totalmente affascinata da tutte queste lune ghiacciate, però diciamo che tra le mie preferite c'è sicuramente Encelado, che è una delle lune di Saturno, e poi anche Europa e Ganimede, che sono invece le lune di Giove. Tutte queste tre lune sono affascinanti, una per un motivo o per l'altro, e ho iniziato a lavorare su queste lune fin dall'inizio, e quindi diciamo che sono un po' i miei cavalli di battaglia e quello che mi ha affascinato fin da subito, ecco. Bene, sono molto affascinata anch'io, soprattutto quando guardiamo le immagini che arrivano dalle sonde di queste lune. Partiamo magari da quelle di Giove, quindi Europa e Ganimede. Vuoi raccontarci un po' come sono fatte? Immagino che abbiano anche delle differenze tra Sì, loro. allora la cosa, infatti, come dicevo, sono Europa e Ganimede, sono tra virgolette tra le mie preferite, però non voglio dimenticare neanche io Callisto, perché ad esempio io è una luna che è, io dico sempre, il parocchi dei vulcanologi, in quanto è piena di vulcani e di continue eruzioni vulcaniche che sono state osservate proprio dalla sonda Galileo in passato. E poi abbiamo invece Europa, che probabilmente da un punto di vista invece astrobiologico risulta essere la luna più interessante in quanto ha un oceano liquido al suo interno, e in realtà questo oceano liquido si trova molto vicino alla superficie poiché si pensa sia ad una profondità di circa 20 km, 10-20 km sotto la crosta che è totalmente ghiacciata. Quindi dobbiamo pensare a questi corpi, magari non siamo abituati a pensare in questi termini, però dobbiamo pensare a corpi ricoperti totalmente di ghiaccio,
ghiaccio al cui interno ci possono essere questi oceani liquidi. E Europa è il caso, tra virgolette, più importante, perché avendo un oceano liquido così vicino implica anche delle implicazioni per l'astrobiologia, per forme di vita che potremmo trovare all'interno di questo corpo. Mentre invece Ganimede e Callisto sono corpi un po' più grandi, in quanto Ganimede è la luna più grande del Sistema Solare. Ha infatti un diametro di circa 5.200 km. E un'altra particolarità di questo satellite è il fatto che abbia un proprio campo magnetico, a differenza di tutte le altre lune nel Sistema Solare. In questo caso abbiamo anche in questo caso un oceano liquido che però si trova tra due strati ghiacciati. Quindi mentre per Europa abbiamo che l'oceano liquido si trova tra lo strato, la crosta ghiacciata e il mantello, quindi a diretto contatto con il mantello e quindi poi col nucleo, per Ganimede invece abbiamo che questo oceano liquido si trova tra due strati ghiacciati ben definiti. Per Callisto invece, che ha una dimensione grande, perché parliamo sempre di 4.800 km di diametro, probabilmente esiste ancora questo oceano liquido molto sottile, però evidenze ancora non se ne hanno. E ovviamente poi questi corpi da un punto di vista superficiale sono pazzeschi, perché hanno una superficie caratterizzata da ghiaccio ovunque, ma anche altri composti organici, quindi materiali anche più scuri che possiamo vedere sulla superficie. E poi ad esempio Ganimede ha avuto una tettonica, e quindi noi possiamo proprio osservare sulla superficie delle zone craterizzate e delle zone invece dove ci sono queste faglie estensionali, quindi queste fratture che sono proprio la rappresentazione della tettonica che ha caratterizzato e, tra virgolette, violentato la superficie dell'intero satellite. Quindi praticamente ce le immaginiamo come delle grandi praline di cioccolato con la superficie ghiacciata e con dentro tutto questo subbuglio che sì, poi viene fuori attraverso i vulcani, e in mezzo c'è questo oceano liquido, di acqua, sì. Lì è acqua o è acqua altri ed è anche acqua salata. Materiali? Ed è acqua salata, e noi lo sappiamo perché, ad esempio, su Europa l'evidenza proprio della presenza di questo oceano liquido è stata dovuta alle misure della Galileo, quindi della missione NASA in passato, che ha permesso di rilevare un campo magnetico indotto su Europa. Infatti, noi sappiamo che Giove ha un campo magnetico che permea tutto il sistema. Quando c'è la presenza di un campo magnetico indotto, significa che esiste uno strato conduttore, esiste un materiale che conduce all'interno di questo corpo, e quindi non può che essere acqua liquida salata, che quindi permette poi la formazione di correnti e quindi la formazione di questo campo magnetico indotto. È veramente incredibile pensare perché che ci sia l'acqua liquida così lontano dal Sole, Sì. ma perché, capisco, è protetta dalla crosta. Sì, e peraltro bisogna anche considerare che Giove è molto grande, no? È il pianeta più massiccio del Sistema Solare, e c'è un continuo forze mareali, quindi continue forze mareali che influenzano tutti questi corpi, e questo fa sì che permetta di avere una sorta di riscaldamento interno, perché le forze mareali è come se frizionassero questi satelliti, frizionando formano calore, e questo calore mantiene la parte liquida all'interno di questi satelliti. Incredibile. E poi abbiamo il ghiaccio che comunque isola, e perciò ovviamente però sì, sono dei corpi affascinanti e pazzeschi. E infatti, assolutamente. E un altro corpo pazzesco, un po' simile, però mi sembra di capire più piccolo, è Encelado, che invece si trova intorno Sì. a Saturno. Ce ne puoi parlare Sì, un po'? Encelado. Certo, allora Encelado in realtà ha un diametro più piccolo, perché qui parliamo di 500 km, quindi è davvero un corpicino rispetto ad esempio ad Europa, che ha invece un diametro di circa 3.500 km. E Encelado in realtà è stato il primo satellite su cui c'è stata l'evidenza proprio della presenza di un oceano liquido, perché grazie alla missione Cassini della NASA, che ha operato per 13 anni nel sistema di Saturno, ci ha permesso di osservare la prima volta nel 2006 questi plume, questi geyser che provengono dal polo sud di questa luna. Quindi dobbiamo proprio immaginarci come dei geyser, come quelli che vediamo sulla Terra, però fatti di acqua, composti organici, che praticamente vengono sputati e iettano particelle a partire dal polo sud di questo satellite. E ovviamente il fatto che ci sono questi geyser implica che deve esserci qualcosa sotto di liquido, e quindi acqua liquida. Peraltro poi
a bordo di questa missione c'erano anche altri strumenti come gli spettrometri che hanno permesso di poter anche determinare la natura delle particelle di questi geyser, e quindi anche per questo comunque che abbiamo la conferma del fatto che vi è un oceano liquido al suo interno. E questo oceano liquido, questi geyser si formano grazie alla presenza di queste fratture che sono presenti sul polo sud di Encelado, e queste fratture vengono chiamate Tiger Stripes, graffi di tigre, hanno deciso di chiamarle in questo modo, però dobbiamo proprio pensare a questo sistema di fratture da cui escono costantemente questi geyser in maniera continuativa, e quindi questo implica anche che è un corpo geologicamente attivo, il che anche questo, se si pensa, è davvero impressionante pensare che un corpicino così piccolo, così lontano nel sistema solare, possa essere attivo. Fantastico. E si tratta di pressioni simili a quelle dei geyser della Terra? Sono confrontabili o sono, no, sono completamente... Sono pressioni diverse, anche perché stiamo parlando di materiali diversi. Ovviamente noi consideriamo sempre ghiacci, acqua liquida, che però si trova a pressioni differenti. Ovviamente poi un'altra cosa interessante è che ovviamente Encelado è da un punto di vista astrobiologico molto ambito e interessante, perché ovviamente se ci sono acqua liquida potrebbe esserci vita, ed inoltre è stato anche rilevata la presenza di idrogeno molecolare, che solitamente viene utilizzato per organismi viventi, per creare uno squilibrio, tra virgolette operare metabolismo da parte di organismi viventi che non possono contare sulla fotosintesi, perché ovviamente non abbiamo la luce, ma quindi hanno un altro sistema di sopravvivenza all'interno appunto di questi corpi un po' alieni, se vogliamo definirli così. Quindi forse un giorno troveremo tracce di vita molto Forse semplice. Un giorno, ma si spera. In realtà in questo momento non ci sono delle missioni future accettate per tornare su Encelado, però ci sono diverse missioni che si stanno proponendo per poterci tornare, sia con un orbiter, quindi per orbitare attorno alla Luna, ma anche proprio con un lander, per riuscire ad atterrare in questa zona e poter quindi avere ancora più informazioni proprio in situ di quello che sta succedendo. Quindi proprio atterrando nei geyser sarebbe Sì. Bellissimo. Sì. Invece un'altra sonda nel lontano 2005 è atterrata su un'altra luna di Saturno, Titano, che invece anche ha del materiale liquido, ma un po' diverso, vero? Sì, allora Titano è anche questo un mondo a parte, nel senso che se si pensa al sistema solare esterno c'è una variabilità di mondi che è davvero impressionante. E Titano è la seconda luna più grande del sistema solare, perché anche qua stiamo parlando di circa 5.000 o 4.800 chilometri, comunque davvero molto grande, subito dopo Ganimede è quella più grande, ed è caratterizzata da un'atmosfera molto densa che ha la presenza di metano. E quindi anche questo è stato un punto, una novità molto importante, perché ovviamente potrebbero esserci anche in questo caso altre forme di vita che vivono invece su altri componenti composti, come ad esempio il metano, il carbonio, gli idrocarburi. Un'altra cosa molto particolare che si è osservata grazie alla strumentazione a bordo sempre però di Cassini e quindi in particolare al radar, è stata la presenza proprio di laghi di metano, laghi di idrocarburi presenti su questa superficie di questo satellite. E la cosa impressionante è che grazie al radar si è fatta anche una batimetria, quindi si è potuto determinare la profondità di questi laghi, e si è visto che questi laghi possono avere anche delle profondità che arrivano a circa centinaia di metri, fino a 100 metri. Inoltre si sono osservate anche delle dune di sabbia, che però non è la sabbia che ovviamente possiamo pensare sulla Terra, ma è sabbia fatta di altri composti, come ad esempio composti organici complessi che derivano dalla precipitazione appunto che avviene dall'atmosfera, perché c'è una sorta di ciclo a causa dell'atmosfera molto densa che appunto permea l'intero satellite. E poi hanno trovato anche presenza di criovulcani sulla superficie di questo, e anche in questo caso però il radar ha rilevato la tomografia interna, quindi la struttura interna, e anche in questo caso si è visto che c'è un oceano di acqua liquida proprio all'interno, sotto la crosta ghiacciata di questo satellite. Quindi diciamo che anche in questo caso abbiamo un mondo totalmente diverso, ma che per altri motivi interessa anche questo. E Titano, dato che è così interessante, hanno deciso di fare una futura missione che si chiama Dragonfly, che
che è una missione della NASA, che significa libellula, perché l'idea è proprio quella di mandare un drone, una sorta di quadricottero, che atterri sulla superficie e poi faccia dei voli, dei continui voli per andare a campionare diversi punti sulla superficie. Quindi atterrerà questo quadricottero, dopodiché si alza, va da un'altra parte, campiona lì, si alza, va da un'altra parte e così via, appunto per poter studiare la grande variabilità della superficie di questo satellite. Un po' come l'elicottero Ingenuity che si trova adesso su Marte, immagino con tecnologie un Sì, po' una cosa diverse. simile, sì, però una cosa simile per dare l'idea, giustamente, sì. E invece c'è un'altra missione e questa partirà, diciamo, prossimamente tra un paio d'anni, che andrà a studiare le lune di Giove. Sì, questa è la missione su cui io lavoro principalmente, che è la missione JUICE. È una missione dell'ESA, quindi dell'Agenzia Spaziale Europea, ed è una missione molto ambiziosa che massimizzerà la scienza che potrà tornare al sistema gioviano. Verrà lanciata appunto tra circa 2 anni, 1 anno e mezzo, 2 anni, e l'obiettivo sarà quello di studiare Giove, ma anche tutte le lune ghiacciate. E peraltro la cosa particolare, la prima volta che succederà è il fatto che una sonda si metterà in orbita intorno a un satellite ghiacciato, che in questo caso sarà Ganimede. E quindi la missione è strutturata in maniera tale che verranno studiati Giove, l'atmosfera, la magnetosfera, verranno studiati Io, Callisto, Ganimede d'Europa attraverso dei flyby, quindi dei incontri ravvicinati della sonda con il satellite, e dopodiché la seconda fase della missione porterà appunto la sonda a mettersi in orbita circolare intorno al satellite Ganimede, e quindi potremo davvero svelare misteri e nuove scoperte appunto riguardo a tutto questo tema complesso e affascinante. E a bordo di questa missione ci sono diversi strumenti che permetteranno appunto lo studio di queste lune ghiacciate. È molto entusiasmante e non vediamo l'ora, appunto, ci vorrà un po' di tempo dopo il lancio poi per arrivare, Sì, qualche anno, impiegherà circa immagino. 9 anni, quindi aspetteremo un po'. Per ora l'arrivo previsto è nel luglio 2031, e quindi diciamo che sono 10 anni da adesso, però appunto tutto quello che faremo in questi 10 anni, studiare queste lune, ci servirà per poter poi effettivamente capire se avremo fatto bene, se riusciremo a scoprire altre cose, a dare delle risposte alle domande che ci siamo posti in questi anni e così via. E la missione finirà poi nel 2035, quindi in realtà poi ci saranno diversi anni di operazioni in cui si potrà fare molto. Quindi sarà anche un'opportunità per gli studenti di oggi, che potranno tra 10 anni magari partecipare all'analisi di questi dati. Eh sì, soprattutto quello. Infatti, se qualcuno è interessato a satelliti ghiacciati, sicuramente potrà lavorarci in prima persona, considerando l'età che può avere adesso, quindi assolutamente. E quindi servono tutta una serie di competenze diverse per lavorare allo studio di queste lune ghiacciate, quindi dall'astronomia alla geologia, anche ad aspetti più ingegneristici. E tu che tipo di profilo hai? Allora, sì, Sei esattamente. Io nasco come astronoma, ho fatto astronomia, poi però mi sono spostata sulla planetologia, che è sempre astronomia, però ovviamente è molto più interdisciplinare. E quindi nei miei anni poi ho imparato geologia, nozioni di ingegneria, e quindi mi definisco una planetologa perché effettivamente ho imparato di tutto un po' per poter poi studiare al meglio le superfici dei satelliti ghiacciati, perché poi quando si fa effettivamente superficie ti servono diverse nozioni da diverse materie scientifiche per poter poi riuscire a comprendere al meglio. E quindi sì, la mia formazione è astronomica, però poi mi sono spostata su tutto quello che concerne la superficie dei satelliti ghiacciati, ecco. Però ovviamente servono tutte le discipline, cioè non si può pensare di essere soltanto una cosa e poter studiare al meglio questi satelliti, questi corpi. Immagino poi che ci siano comunque dei team enormi anche internazionali in cui si Sì, lavora. assolutamente, assolutamente. Quindi servono le competenze di tutti, una grande collaborazione tra le persone per poter massimizzare poi il risultato. E ti piacerebbe camminare su una di queste superfici ghiacciate? Sarebbe bello, ma la vedo un po' improbabile, però sì, anche perché ad esempio
considerato anche il sistema gioviano, è totalmente caratterizzato da particelle altamente cariche e quindi la dose di radiazione che tu hai non ti permetterebbe di vivere un nanosecondo, perciò la vedo un po' dura, però pensare di poter mandare un giorno qualcosa che atterri sulle superfici di questi corpi ghiacciati per riuscire a capire meglio in situ cosa succede, penso che verrà fatto e spero di esserci per poterlo vedere, ecco. Non vediamo l'ora di seguire i risultati. E grazie mille, ricordiamo Alice Lucchetti dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e grazie a tutti per aver seguito e a presto. Grazie a voi.